Diciamo più che la storia della casa è la storia di un istituto che è nato nei secoli dal 1500. Questo che lei vede alle mie spalle è il corpo storico di tutto questo istituto Banzo, che negli anni ha sempre avuto un'attenzione particolare all'educazione delle giovani e con questa ristrutturazione riporta, diciamo, proprio in auge questo servizio di attenzione ai giovani perché sarà prevalentemente dedicato al mondo studentesco come lo è stato negli ultimi decenni. Faccia conto che dal 1500 in poi quante persone, quante ragazze sono transitate in questa realtà di servizio che poi negli anni si è aggiornata nei tempi fino a vedere diviso questo istituto in due grandi realtà di servizio sempre. E scuola e collegio universitario. La scuola occupa una metà di questo grande istituto Vanzo, l'altra metà è dedicata proprio a Casa Vanzo. Queste le radici storiche, l'anima di Casa Vanzo, struttura ricettiva aperta agli studenti universitari, ma anche al turismo religioso, sociale e culturale della città di Padova. Dopo oltre un anno di lavori di ristrutturazione e 5 milioni di investimento, oggi Casa Vanzo può offrire soluzioni residenziali moderne, sostenibili e compatibili con il portafoglio, a pochi passi dal centro storico, con un occhio alla socialità e all'educazione dei giovani, così come da mission della Fondazione Irpea, che da anni si occupa appunto di educazione, di istruzione, di qualificazione professionale di giovani e adulti, di assistenza a persone svantaggiate, ma anche in alcune strutture di sua proprietà, di dare alloggio a persone che si fermano per alcuni periodi a Padova per studio, lavoro, turismo o altro. Questa è l'offerta nello specifico che dà Casa Vanzo da oggi in poi. Perché oltre a questa struttura noi abbiamo Casa Santa Caterina, per esempio, che è molto vicina al polo ospedaliero di Padova. Abbiamo Casa Vinicio Dalla Vecchia, che è una residenza universitaria per studenti universitari maschi e che si trova in prossimità di Palazzo Maldura, Piazza Mazzini per dirle. E un'altra che è Casa Lombardo, che è particolarmente dedicata alle persone che lavorano. Ambienti, quelli di Casa Vanzo, che rispondono ad altissimi standard di risparmio energetico, che impiegano impianti ad alta tecnologia domotica, dove sono stati utilizzati materiali ecocompatibili a basso impatto ambientale, sempre nel rispetto dell'ambiente circostante e capaci di dare spazio, nel vero senso della parola, anche ad ambienti comunitari, dove rilassarsi, socializzare, studiare, come nelle due aule studio, o anche pregare, come nella cappellina al primo piano. 5 i nuclei integrati nella struttura, con stanze singole, doppie, bagno privato, cucina comunitaria, 9 i mini alloggi riservati ai turisti o agli stanziali, tra i quali anche un appartamento strutturato per i disabili. E l'altra parte invece è stata organizzata, riservata al mondo studentesco, quindi agli studenti universitari, per complessivi 32 posti letto. 32 posti letto che sono suddivisi in 5 nuclei e li chiamiamo così perché ogni nucleo ha una sua autosufficienza almeno per l'80% delle necessità che può avere la persona che studia. Sono 5 nuclei, dicevo, per un totale di 32 posti letto. E dicevo per l'80%, perché il restante ovviamente ci sono le parti comuni dove le persone sono invitate a sfruttare questi ambienti per una maggiore socializzazione, una maggiore condivisione, una maggiore partecipazione anche a quella che è una vita che li chiama ad essere insieme con altri, una vita cosiddetta comunitaria, salvaguardando quello che è un valore che noi vorremmo che proprio su questa casa prendesse piede, che è quello veramente riconducibile ad un clima familiare, di serenità, di giovialità e nel rispetto reciproco.